Fantasy, lui ha animato questa giornata, un grandissimo, con Mr. Ax. Ciao! Ciao, grazie a tutti, bellissima giornata, figo essere qua. No, bravo te, come dicevamo prima, perché grazie a te oggi hai reso questa giornata veramente indimenticabile. E poi, ragazzi, guardate qua che roba! La mia nuova linea, Mr. Ax, che sarà presto in distribuzione. Però io ho uno scoop. Sappiamo di un tour a livello mondiale. Certo, con Enjoy Produzioni gireremo un po' tutto il mondo, tutte le piazze, partiremo dall'Italia, partirà da maggio e rientreremo a ottobre, toccando tutte le tantissime date, tantissime città, con una band con 5 elementi, ballerine, maxi schermo, una figata, il sogno che si avvera. E allora pollice in su per lui, Mr. Ax, seguitelo sui social, Mr. Ax Official, e invitatelo ai vostri eventi, perché veramente oggi ci ha fatto divertire come dei matti. Bella raga! Ciao bella raga! Ciao raga! Vabbè, è un grande onore essere qua con Silvana Giacobini. Cosa dire? Beh, un volto notissimo della televisione. Tu sei scrittrice, conduttrice televisiva, perché tu hai condotto anche dei programmi, e giornalista. Naturalmente giornalista, beh, di grandi riviste, insomma, molto importanti, no? E poi anche opinionista televisiva, perché noi ti vediamo in tanti salotti televisivi, vero Silvana? È un impegno, è una responsabilità, perché parlare in pubblico significa lasciare un seme, e se i semi non sono giusti e non sono corretti, la pianta che cresce poi non è tanto buona. Quindi è un impegno che sento molto e cerco, qualche volta ci riesco, di onorarlo. Beh, guarda, io devo dire che il tuo modo sempre garbato di porti, devo dire che ci porta una bella televisione, soprattutto in questi periodi, diciamo che ne abbiamo bisogno, soprattutto anche il modo di scrivere, anche io sono giornalista come te, insomma, sempre educazione, sempre rispetto e ovviamente cultura. Oggi ci troviamo in una galleria storica qua di Milano. Sì, 100 anni. Penso. 100 anni, abbiamo sentito appunto delle parole fantastiche da parte tua rispetto all'arte. Cosa dire? Noi ti ringraziamo di essere stata qui. Ti dico, prossima copertina? Ci sarà è una famiglia allargata. È una nelle famiglie allargate. C'è perciò, il bene e c'è il male. E c'è il male. Allora vi invitiamo tutti ad aspettare l'uscita prossimamente e sveleremo questa curiosità. Grazie, grazie ancora di essere stata qui con noi. Grazie. Michael Casanova, direttamente dalla Germania, e questa intervista la faremo tutta in tedesco. Allora, non Sprechen Sie Deutsch, weißt du, heute Volkswagen? No. E allora, io vengo dalla Svizzera. Tedesca? No, Svizzera italiana. Italiana. E non so, né il tedesco e sul francese Zoppi. Zoppi, ok. E anche, però, anche sull'italiano. Però giocavi a calcio. Giocavo a calcio, sì. Aia. A Lugano. Aia, a Lugano, e sei andato agli europei. Non sono andato agli europei, ho fatto gli europei under 17, under 18, 17, 18. Però da panchinaro. Come panchinaro? No, ma no, ma perché? Perché sono stato spesso seduto su o seggiole o panchine o tribune. Mi sono seduto su diverse tribune e panchine, quindi ti posso a memoria raccontare di come sono le panchine in Svizzera, non tanto i campi. E poi? E poi? Bella Gianda. Bella Gianda. Bella Gianda, che ha diverse tonalità. Per esempio, sì, se tu dici Bella Gianda, è una tonalità riferita più ai bambini. Quindi Bella, sì, Gianda. Se invece dici Bella Gianda, significa che è già un po' più grande. Come se fosse passato qualcuno di bello. Ok, ok. Ah, Bella Gianda. Ci siamo capiti. Ci siamo capiti. No, l'abbiamo detto prima. Sì, sì. Stai vicino al microfono, sì. Bella Gianda, e guarda il bruttissimo cameraman. Spazio Vitalis, vedo che ti hanno fatto i capelli qua. Ah, no, è la tua caratteristica. È la mia sì, io lavorando in radio, con il ciuffo prendo tutte le frequenze, quindi il ciuffo è dovuto. Tu sei un po' il re dei social, no? Giusto? Quanti follower hai? Più di... Allora, 100 milioni, non lo so quanti sono arrivati. No, re dei social assolutamente no. Io lavoro in radio e mi diverto sui social, ho avuto la fortuna e anche le capacità, perché ci vuole della strategia per comunque ottenere dei followers, ma non è tanto ottenere dei followers, è essere poi riconoscibili, che è quella la strategia, riuscire a creare un legame col pubblico. Quella è la vera arte, riuscire a creare, grande o piccolo che sia il pubblico, se tu riesci a creare un engagement, è lì che
vinci la partita. Ti ringraziamo perché tu sei, è difficile prenderti, perché sei un po' l'idolo di tutti, perché oggi sarà la 50ª intervista in 3 metri, perciò noi ti lasciamo andare. Ma vi ringrazio, sono rimasto sorpreso anch'io, perché il mio pubblico di solito è dei bambini che vanno dagli 8 ai 15 anni, però mi sono accorto con grande piacere che anche i più grandi comunque mi conoscono, magari non è che sono miei fan, ma mi conoscono, e questo è fa già molto piacere. È un bel passo. E beh, i social diciamo che danno una grande visibilità, e comunque avete capito che bisogna avere una preparazione, certo, perché bisogna studiare e capire di comunicazione, certo, non improvvisarsi, e lui ci ha dato qualche suggerimento che noi potremmo seguire ovviamente. Cosa possiamo dire? Lì c'è una bella gianda e noi vi salutiamo. Ciao! Verifichiamo!